quella del presidio del chilometro 18 della strada statale 645, la fondovalle del Tappino, che collega Campobasso a Foggia e che mostra uno stato di forte disagio, è una manifestazione che vuole ricordare gli impegni delle istituzioni ad intervenire sui beni pubblici, rendendoli adeguati alle richieste dei cittadini. Un presidio che ha permesso di riflettere sui modi e i tempi degli enti locali, che necessitano sempre di più, e per non far morire i borghi da loro amministrati, della vigilanza delle istituzioni statali e regionali. Ci sono due problemi fondamentali su questo tratto di strada. C'è per il tratto a monte un problema di sicurezza, c'è un cantiere fermo da tempo e sicuramente bisogna fare in modo e sensibilizzare chi di competenza a fare in modo per accelerare i lavori e concludere l'intervento sul tratto a monte. Per quanto riguarda invece il tratto dove ci troviamo in questo momento, ovviamente oltre al problema della sicurezza c'è proprio un problema di viabilità che rende difficile, complicato il collegamento tra tutta l'area del Fortore e del centro cittadino, ma non solo. Questa è una strada importante perché non solo collega tutta l'area del Fortore a Campobasso, dove tutte le mattine si sposta un numero elevato di persone, ci sono gli studenti, nei nostri paesi ormai spesso non ci sono più neppure le scuole medie, quindi abbiamo necessità di trasferirci sul centro cittadino non solo per mandare a scuola i nostri ragazzi sia alle scuole medie che alle scuole superiori, ma si spostano anche tanti lavoratori, per non dimenticare poi che dall'altra parte c'è la Puglia. Questa strada viene percorsa anche da tante persone che vanno in Puglia e che viceversa dalla Puglia si trasferiscono sul nostro centro cittadino, perché c'è tutta l'area di Celenza e dintorni che comunque fanno riferimento a Campobasso, quindi questa è una strada importante. Noi stiamo da anni parlando di strategia di sviluppo delle aree interne. Se non interveniamo sulle infrastrutture, se non creiamo dei collegamenti agevoli che in qualche modo vanno ad accorciare le distanze anche in tempi di percorrenza, noi veramente rischiamo l'isolamento ed è un motivo in più per abbandonare i nostri paesi.